Il gravissimo attentato a Brindisi ci colpisce e ci preoccupa fortemente. È un atto vile e gravissimo, diretto a colpire la vita di giovani studenti e mirato ad una scuola. Un fatto che esige una netta condanna, qualunque le sia la matrice. Un fatto contro il quale è necessario un nuovo impegno delle coscienze civili e democratiche, con un tangibile e concreto impegno da parte di tutte le cittadine e cittadini, per uscire dal baratro in cui troppi vorrebbero spingere il nostro Paese. A 20 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, una bomba esplode davanti a una scuola di Brindisi. Quale reazione c'è stata a caldo? Ho avuto paura, mi sono sentita smarrita, sola. E sicuramente è una cosa che ha colpito tutti noi studenti medi e universitari, perché comunque è stata uccisa una ragazza della nostra stessa età. Ho pensato che era la prima volta che era stata toccata una scuola e che almeno il posto che dovrebbe essere il più sicuro per noi era stato toccato, anche quello. Sono cose che non dovrebbero nemmeno succedere, quindi non sarebbe nemmeno da pensarci, perché una ragazza che va a scuola a 16 anni non dovrebbe morire, proprio non è una cosa, dovrebbe proprio nemmeno passare per il cervello. Era una poverina come me che la mattina si alza, si rompe le scatole perché deve andare a scuola, e però non è tornata a casa, è una cosa che concepibile. Poi fortunatamente la cosa positiva è stata che le istituzioni hanno dato un messaggio di unione insieme agli studenti, dire non siete soli, ci siamo anche noi con voi, e chiunque abbia commesso questo attentato contro quella scuola e tutti gli studenti, noi lo combatteremo insieme a voi. Scendere in piazza nella giornata di oggi è significativo, è il segnale che non vogliamo restare indifferenti di fronte ad atti di una violenza inconcepibile. È il segnale che non abbiamo dimenticato il nostro passato e anzi vogliamo condannare tali gesti sperando che non si ripetano mai più. È il segnale che vogliamo sia fatta luce sui responsabili di tali azioni, chiunque essi siano, e che sia fatta giustizia una volta per tutte. Già il fatto che veniamo a manifestare a Pisa, facciamo vedere che comunque siamo coscienti di quello che succede, che non abbiamo paura e vogliamo dire comunque che le cose le sappiamo, e allora non per questo avremo paura poi di andare a scuola nei prossimi giorni, è già una maniera per dimostrarlo. Anche se magari siamo a Pisa, loro erano a Brindisi, può sembrare che, cioè, è veramente lontano, però può sembrare anche che sia inutile, però anche, cioè, qualunque cosa è importante che si faccia. Se stiamo tutti con le mani in mano perché si pensa tanto non serve a niente, alla fine non si fa niente davvero. Noi studenti abbiamo voluto, con la partecipazione a questa manifestazione, esprimere la nostra solidarietà agli studenti di Brindisi e soprattutto far capire che noi non ci stiamo, non vogliamo che nessuno ci metta paura e vogliamo farci sentire.